Oggi c'è stato un ospite speciale che è venuto a trovarmi, Riccardo Farina. Io volevo che questa cosa restasse segreta, se mai si doveva sapere, si sarebbe dovuto sapere dopo. E invece, conoscendo Riccardo Farina, avrei dovuto sapere che questa cosa non sarebbe rimasta segreta, sarebbe stata diffusa via internet. Quindi insomma non riesco a dirvi niente di nuovo. Insomma, Riccardo Farina è qua. È qua, è di fianco a me. Mi sta riprendendo in questo momento. Adesso voi vedete Liliana, ma in realtà Liliana non vorrebbe farsi vedere. E invece vedete Riccardo Farina che è No, qua mi con... vedono? No, No, adesso. no, non ti vedono. Che è qua con la cinepresa. Magari stasera mi piacerebbe che entrassimo magari un pochino in conversazione io e lui, insomma, se riusciamo a dire due parole in modo che avete la conferma che Riccardo è qua. L'incontro è stato piacevole, interessante, abbiamo anche mangiato insieme. Doveva essere un pranzo intimo, ma in realtà non lo è stato, perché finché stavamo mangiando, qualcuno si è accorto di noi, insomma, no? Si è accorto che eravamo vestiti poi tutti e due un po' in nero, avevamo tutti e due il cappello, insomma, ha cominciato a chiedersi chi siamo, cosa facciamo, eccetera, eccetera. Insomma. Sta di fatto che ne è nata una conversazione abbastanza interessante. Da mezzogiorno e mezzo più o meno in cui siamo entrati al ristorante, abbiamo finito alle 3. Io ho bevuto acqua e lui ha bevuto vino con supplemento. Comunque alla fine ci siamo fatti degli amici. Un ginecologo di cui non si sa mai, forse Riccardo potrebbe avere bisogno in seguito. Per adesso pare di no. E l'altro invece era uno stilista, il quale gentilmente ci ha detto che, insomma, vedere due tipi come noi, beh, insomma, aveva già capito che non saremmo stati dei buoni clienti per lui, insomma. Comunque ci ha chiesto per prima cosa se eravamo degli attori, insomma, ci ha visto tutti e due col cappello, con la camicia nera, eccetera, eccetera. Ma la conversazione è stata interessante, poi siamo anche usciti con un numero di telefono in più, non di donne purtroppo, insomma. Niente donne. Ecco, un saluto, alla prossima.